Siamo stati noi già presenti nei mesi scorsi in Canile insieme al nostro onorevole Filippo Maturi. Erano state promesse dei cambiamenti, dei miglioramenti per il Canile comunale, però comunque a distanza di mesi abbiamo trovato la situazione ancora più che disastrosa, che è peggiorata. Abbiamo cani pieni di mosche, cani con un collare elisabettiano rotto, sporcizie all'interno dei box. Le ceste donate anche da noi stessi a dicembre, lasciate cuocere al sole. Una situazione assolutamente pessima, disastrosa, da risolvere il prima possibile, perché ho già detto nel comunicato a cui ho mandato che ok, interessarsi di quella che è la città, ma non lasciamo quei poveri cani lasciati lì a marcire. Se sono stati pagati i debiti che il comune aveva con i veterinari negli scorsi anni, bene, si faccia un programma di sterilizzazione, si faccia un programma di sterilizzazione per coloro che hanno magari un ISEE più basso, in modo da incentivare queste sterilizzazioni ed evitare il randagismo. Ci sono tantissime proposte da fare, un incontro con i più giovani in canile per favorire l'adozione. Ci sono tante cose da fare che però continuano a non essere fatte. Noi abbiamo avuto un incontro insieme all'onorevole Maturi con l'assessore Gandolfo, quindi l'assessore a ramo, con il vice sindaco e con il direttore del canile. Ad oggi, nulla.